saluto così, perché dare la mano a tutti perdiamo troppo tempo. Ci siamo? Allora, io ho ricevuto i risultati finali dello scrutinio per quanto riguarda la consultazione popolare, vi do i dati ufficiali. Allora, il totale dei votanti è 34.027, totale delle opinioni favorevoli 21.911, pari al 64,39%, totale opinioni contrarie 12.021, pari al 35,33%, 37 sono le schede bianche, 56 le opinioni nulle, 2 le schede nulle. Qualcuno chiederà: opinioni nulle, schede nulle, che differenza c'è? Che nell'opinione nulla l'opinione è stata data, ma c'erano firme o simboli di riconoscimento. Per le schede nulle, che sono solo due, due bondeboni hanno probabilmente imbucato il facsimile e non la scheda minimata. Questi sono i dati ufficiali. Forse a qualcuno interesserà qualche dato più specifico, poi eventualmente Pasqualotto entrerà nel merito semmai di qualche dato più importante. Nelle circoscrizioni, nelle cinque circoscrizioni, le opinioni favorevoli hanno sempre superato le opinioni contrarie. Se volete vi do il dato diviso per circoscrizione. Allora, circoscrizione centro Piani e Renzo sarà, dall'1 al 6, alla sesta sezione, le opinioni favorevoli 7.925, contrarie 4.653. Circoscrizione Oltrisarco, a Svago, favorevoli 2.469, contrari 1.037. Circoscrizione Europa Novacella, favorevoli 3.332, contrari 1.826. Circoscrizione Don Bosco, favorevoli 3.920, contrari 1.679. Circoscrizione Gries Sanguirino, favorevoli 4.265, contrari 2.826. Il dato che qua si rileva è che nella circoscrizione centro hanno votato, essendo il seggio numero uno incardinato qui nella casa comunale, è stato il seggio col maggior afflusso di votanti. Questo è per quanto riguarda il dato. Siccome l'ultimo dato che ho letto sulla stampa era di 33.961 dei votanti, qua siamo a 34.027 effettivo, la percentuale sale leggermente, siamo intorno al 37% degli aventi diritto al voto, che come ricorderete erano 93.602. Forse è interessante sapere quanti extra cittadini di Bolzano hanno votato. Si erano iscritti 3.100 e qualche cosa, 144 hanno votato in 2.686, quindi hanno votato meno di coloro che si erano prenotati per votare. Altri calcoli o altre statistiche non ne ho. Se qualcuno è interessato poi evidentemente a qualche elemento più particolareggiato, gli uffici sono a disposizione per calcolarli e darvi questo risultato. Questo è il risultato ufficiale. In relazione a questo, ovviamente, io trarrò le conseguenze che, così come avevo anticipato, è quello che mi accingerò nei prossimi giorni a sottoscrivere l'accordo di programma, che è incontestuale, come voi sapete, col presidente dell'amministrazione, quella della provincia autonoma, scusate, e del promotore o del rappresentante del promotore. Dopodiché l'atto sottoscritto sarà è soggetto a ratifica, per quanto mi concerne, da me con i poteri del Consiglio, e dopodiché la palla passerà alla Giunta Provinciale
per la ratifica definitiva. Altro io non ho da dirvi. Se ci sono domande, la preghiera per la carta stampata è quella di attendere un minuto, perché abbiamo le esigenze delle televisioni che devono montare i servizi per uscire col telegiornale. Quindi se la carta stampata, i colleghi della carta stampata sono così benevoli da attendere un momento, io mi concedo alle televisioni. Vengo di là? Quanto è lungo? Perché io fra un mese e mezzo, come sapete, massimo due, lascio Bolzano. Questo è il primo passo per l'indizione, per la preparazione degli atti di gara, l'indizione della gara, la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione e poi, e quindi ci vorrà ovviamente tempi tecnici perché la procedura vada avanti. Si aspettava un risultato così, mi Mi aspettavo una partecipazione, forse non in questi termini, mi aspettavo qualcosa di meno, quindi sono molto soddisfatto, vuol dire che i cittadini hanno capito qual era l'importanza di questa consultazione e sono andati a votare. Tanti dicono che il sì ha vinto così grandemente anche grazie alla sua efficienza. No, non credo. Credo che i cittadini di Bolzano siano molto maturi per capire le scelte che dovevano fare e sono andati a votare nella convinzione che ognuno aveva nella scelta del favorevole e nella scelta del contrario. Se diceva no, cosa succedeva? Che non firmavo. Ok, grazie. Adesso per no, grazie la televisione tedesca. Ok, Massimo Penta, ci descriva un po' l'espressione vincolante, esattamente vincolante. Cos'è esattamente l'espressione, il significato del vincolante? Allora, premetto che la consultazione che appena si è conclusa non è vincolante per statuto. È vincolante per me, nel senso che io avendola indetta ho condizionato il mio operare alla decisione finale dei cittadini di Bolzano. Oggi i cittadini di Bolzano mi dicono che sono favorevoli all'accordo di programma, cioè il quesito era siete favorevoli che io firmi l'accordo di programma, io lo firmerò. Vincolante significa che io non posso assumere un atteggiamento diverso da quello che i cittadini mi hanno indicato quale debba essere. Vuol dire che il Consiglio Comunale del futuro non ha il dovere di impedire il concorso? Il Consiglio Comunale del futuro dovrà gestire la parte degli atti di gara, lo farà nel migliore dei modi, deciderà lui in che termini, in che modi e in che tempi. Grazie. Grazie a lei. Aspetta, vado tutti per le TV, radio? TV, TV, radio, TV. Ancora? Sì, possiamo chiedere. Se ancora una volta cosa mi dice sulle persone che sono andate a votare? No, sono molto soddisfatto, non è da sempre che 34.000 cittadini comprendano appieno il significato di questa consultazione e decidono di dire la loro su un fatto importante per la loro città. Come va avanti adesso con il progetto? Beh, il progetto, l'accordo del programma l'avrete visto perché è pubblicato sul sito, quello è l'accordo del programma che sarà siglato. Dopodiché quello che succederà per quanto concerne la gara, questo non lo so perché bisognerà preparare gli atti di gara, bisognerà fare il capitolato, bisognerà poi bandire la gara che ricordo è una gara aperta europea, quindi potranno partecipare vari organismi, società eccetera, dopodiché quando si concluderà con l'aggiudicazione l'unico fatto che spetti al promotore
se non esce vincitore lui dalla gara, sarà quello della prelazione rispetto all'offerta migliore che sarà presentata da eventuali società o raggruppamenti di aziende. Okay. Torniamo a voi. Torniamo qui per la carta stampata. Carta stampata? Okay. Ci sposiamo? C'è brutta parola, carta stampata. Per la stampa. Beh, la stampata. Carta scritta. Carta canta. Eccomi qua. A domanda. No, allora, i tempi tecnici non dipendono solo da me. Adesso io parteciperò al presidente Compacer l'esito della consultazione e dopodiché mi metterò d'accordo con lui per il giorno in cui faremo in contestuale la firma. Ma lei quando firmerà questo accordo? Appunto, è contestuale. No, è contestuale. La legge parla di contestualità. Dopodiché, una volta che io me ne torno in ufficio con la firma fatta, si tratta di adottare una delibera, la delibera si potrà fare in giornata o il giorno dopo e la adotterò con i poteri del Consiglio. Cioè io eserciterò due poteri in questa fase, firmo con i poteri del Sindaco e ratifico con i poteri del Consiglio. Dopodiché comunicherò alla Giunta Provinciale che io ho ratificato e poi saranno loro a dover decidere nella riunione che stabiliranno la ratifica da parte della Provincia. Quindi la firma è contestuale col Presidente, mentre invece la ratifica è di Giunta. Decide la Giunta. No, è di Giunta. Prima ratifico io e poi ratifico la Giunta. Con i tempi della Giunta. I miei sono più veloci, loro avranno un programma di riunione, non lo so, metteranno all'ordine del giorno e finirà. Lei ha già parlato con il Presidente? No, adesso gli notificherò, volevo prima. Ecco, dopodiché prenderò contatti con lui, è il primo appuntamento utile per poter... Ma insomma, penso che sia una cosa nei prossimi giorni. Poi comunque una volta che avremo firmato ve lo comunicherò. Il prossimo passo dopo la ratifica da parte del Consiglio è inviare la gara per il terreno. La procedura si conclude con, credo che la delibera della Giunta Provinciale seguirà la mia, quindi dobbiamo aspettare la delibera di ratifica della Giunta. E poi con i tempi evidentemente anche dalla pubblicazione, no? Viene pubblicata sul bollettino eccetera eccetera. Dopodiché l'ufficio, questo ufficio, il comune per l'esattezza, dovrà cominciare a preparare gli atti di gara. Preparazione degli atti di gara significa che una volta pronti, stabiliti tutti i termini della gara, si indice la gara, cioè si fa il bando. Il bando è una gara aperta europea, deve essere pubblicato, bisogna dare dei tempi. E naturalmente poi parteciperanno le aziende, le ditte, le associazioni di ditte, eccetera, eccetera, che vorranno partecipare, faranno le loro offerte. Una volta esaurite i termini e presentate le offerte, ci sarà una commissione che valuterà le offerte e aggiudicherà praticamente la gara. Una volta aggiudicata la gara, se l'aggiudicatario sarà il promotore che partecipa alla gara, se intenderà partecipare, nulla questo, parte il promotore. Se invece un'altra ditta, azienda, associazione di imprese e compagnie belle, il promotore ha solo il diritto di prelazione, cioè alle stesse condizioni dell'aggiudicazione dovrà dire se lo fa lui a quelle condizioni oppure lascia, e quindi in quel caso poi nell'accordo di programma è previsto che chi subentra deve acquisire la proprietà degli immobili del promotore. Come atto lei quindi farà una delibera dopo che la giunta... La ratifica sarà con atto deliberativo. Ma lei farà in tempo a fare gli atti di gara o gli atti di gara? No, saranno compito del Consiglio. Gli atti di gara, con i tempi che ci sono, fin quando fa la preparazione degli atti di gara, il bando, eccetera, sarà l'amministrazione che mi subentrerà. I tempi, come voi immaginate, tra una cosa e un'altra, ormai sono molto ridotti. Io lascerò... se al primo turno lo lascerò a metà maggio, se il sindaco sarà eletto al secondo turno, al turno di ballottaggio lo lascerò non appena si insedia il Consiglio Comunale. Il mio mandato termina con l'insediamento del Consiglio Comunale, con l'organo ordinario. Quindi al massimo l'8, no, cos'è?
Bisogna vedere nel momento in cui, quando sarà convocato il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale per legge va convocato entro i 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e non può essere svolto oltre i 10 giorni dalla convocazione. Diciamo che praticamente si possono prendere in tutto 20 giorni. Un'altra domanda, è lei con questa adesione da parte di Bolzanini è contento? Nel senso è una buona base anche per la sua decisione? Direi di sì, insomma 34.000 persone che votano è una percentuale elevata. Devo dire che mi aspettavo una percentuale leggermente più bassa. Non sono andato molto lontano dalle previsioni, ma comunque le previsioni sono utili. Tenete conto che un 37% rispetto a un corpo elettorale tutto sommato è un'ottima percentuale. Quindi io di questo sono molto soddisfatto. Per giunta sono anche molto sollevato, nel senso che dovendo assumere una decisione con una base popolare favorevole del 65%, francamente insomma, mi pare che ho le spalle diciamo, ben coperte. Se la giunta decidesse di dire che non se ne fa niente, è possibile? Ma guarda, in questo mondo tutto è possibile. Però ritengo che una volta iniziato l'iter sulla base di questo, sarà molto difficile che possa essere cancellato. Perché ci sono poi i legittimi interessi del promotore. Fino adesso, voi sapete, non ci sono state situazioni, richieste di danni e compagnia bella. Quindi, insomma, la vedo, però poi, sai. No, perché certo. Possiamo fare anche le altre domande, perché sennò... Mezzo anno discuto, no. Vabbè, diciamo che oggi, con questo voto, finisce la discussione di 3 anni sulla, come dire, la validità della scelta, se sì o se no. Almeno questa, con oggi, l'abbiamo superato. Poi ci saranno tanti altri aspetti da tenere presente nella procedura di gara. Ci saranno nuove, come dire, accertamenti, nuove valutazioni di impatto, e quello è tutto da vedere, ma ovviamente diventerebbe molto difficile per me prevedere il futuro, se potesse fare questo. Prego, c'è una domanda qui. Sì. Calcoli precisi non ancora li abbiamo, però tenga conto che l'abbiamo fatto in piena economia. Abbiamo sfruttato la valenza di altre elezioni, per cui i cartelloni, i tabelloni, tanto per intenderci, li abbiamo messi leggermente prima e li terremo fino a quello al referendum sull'aeroporto. I costi del materiale non c'è stato, perché ovviamente abbiamo utilizzato il materiale che la provincia comunque ci avrebbe messo a disposizione per il referendum sull'aeroporto. Per quanto riguarda i costi vivi, sono soltanto quelli del personale, che peraltro ringrazio anche attraverso la stampa, che ha sacrificato 7 giorni del suo lavoro per la parte relativa alle ore che hanno superato il normale orario d'ufficio. Tengate conto, 28 seggi per 3 persone, più quello centrale con 5, questo è il numero delle persone che abbiamo impiegato. C'è l'indicazione sui costi? E quello lo faremo e lo pubblicheremo. Appena sapremo esattamente i costi, li pubblicheremo. Guido Margheri, che è molto esperto di numeri. Se vuole venire da una mano. No. Io se non mi ricordo, magari con Tor Pasqualotto, quanti sono stati i votanti per il ballottaggio? 31.000 mi sembra, no? Questo non lo so, ballottaggio per ecco, lui poneva un po' in dubbio, non so, la legittimità rispetto ai numeri, ma forse questo paragone col ballottaggio è abbastanza dirimente. Direi proprio che secondo me paragoni con cose diverse non si possono mai fare. Come paragonare le pere con le mele e via dicendo. I paragoni si fanno su come dire, situazioni identiche. Siccome qua non abbiamo precedenti... Questo era ballottaggio e niente quorum qua. Ah, ecco. Ma qual è il ballottaggio? 31.929? Quindi praticamente, io francamente non saprei,
se paragonare questa consultazione al ballottaggio. Sono due situazioni completamente diverse. Poi parliamo del ballottaggio, quindi bisogna vedere quanta gente ha votato al primo turno. I sedicenni si sa nel numero dei sedicenni. Credo che sostanzialmente non ne abbiano votato molto, credo che siano meno di 100. In tutto? Sì, però è un dato che vedo col beneficio di inventario, ma non credo che abbiano superato quella cifra, sostanzialmente. Pendolari? Ve l'ho detto prima, 2186 pendolari. 2686. 2686. Pendolari. Ci sono ancora ricorsi, possono influire ancora sulla sua decisione o no? Ricorsi al TAR verso questa consultazione? Non sulla consultazione, ma sugli atti precedenti. Tenete conto che il binario dell'autorità giudiziaria, che ancora non si è chiuso, certo, la decisione finale del giudice a quella va rispettata comunque da parte di tutti. Adesso io ovviamente non posso prevedere il giudice che cosa dirà, ma sono due piani diversi. Oggi noi abbiamo accertato che la cittadinanza, almeno questo, che la cittadinanza è favorevole a che in quell'area si svolga un progetto e quindi dice vai avanti con l'accordo di programma. Ma se per esempio il TAR il 20 aprile dicesse no, non era legittima la procedura, l'atto precedente, allora... Si ferma tutto, si riporta tutto, si farà i ricorsi, va bene. Fa parte della vita quasi da migliaia. In queste ore sì. Cosa fare? No, ma voglio dire, ci sono margini per eventuali ricorsi dei suoi atti? No, o sì, ritiene di averli fatti. Se qualcuno vuole fare ricorso verso le consultazioni, lo può pure fare. Cioè, non è che è Vangelo, Quindi. Lo può anche fare, naturalmente il discorso va motivato, eccetera. Io comunque, ripeto, alla luce di questi dati vado avanti per la mia strada, così come avevo indicato già all'inizio. Pur rispettando le opinioni dei 12.000 che hanno votato, no, carità, ognuno. Se non ci sono altre domande, io mi restituisco alle mie carte. Bene. Per la firma ci sarà un appuntamento anche per i media? Ma una volta che sarà firmato, è inutile che faccio la conferenza, vi comunicheremo che l'accordo, il programma è stato firmato dalle parti. Dirò a Pasqualotto di fare la comunicazione a tutti. Ma nei prossimi giorni la prima firma, no? Entro breve. Prima ci vuole la firma e poi la ratifica, sì, perché immagino insomma che nei prossimi giorni, dipende dagli impegni che ha compagno. Tempo di scriverla. Va bene? Arrivederci. Buon lavoro, La cittadinanza ringrazio. Ringrazio io la cittadinanza.